Ciao a tutti e ben ritrovati alla nuova video lezione di Acquarello. Oggi non vorrei proporvi un soggetto da copiare e su cui poi lavorare. Mi piacerebbe invece ragionare con voi su quelli che sono gli errori più frequenti che si fanno quando si esegue un acquarello, soprattutto quando si è alle prime armi. Molti di voi mi stanno continuando a mandare gli esercizi che fanno seguendo questi video, vi ringrazio, mi fa sempre tantissimo piacere e molti di voi mi chiedono consigli. Quasi sempre legati agli errori più comuni di questa tecnica, soprattutto all'inizio, come vi dicevo. Principalmente sono errori legati alla gestione dell'acqua, all'intensità del colore e soprattutto a come gestire la velatura sul foglio bagnato o asciutto che sia. Quindi vorrei che affrontassimo oggi insieme una lezione un po' più tecnica, chiaramente con la pratica, però comunque legata a quella gestione teorica dell'acquerello. Vedremo quindi come miscelare nello specifico il colore in tavolozza, come stendere la velatura in modo da non avere le macchie. Quindi quello che vi proporrò oggi appunto è un esercizio, una serie di esercizi tecnici che vi invito a eseguire così come ve li propongo. Quindi provate semplicemente a fare una prova di velatura anche su ritagli di carta, non per forza su un foglio nuovo. Una volta fatto questo esercizio tecnico, potete provare a riprendere alcuni degli esercizi che vi ho già proposto e che avete già fatto e provare a eseguirli una volta che avete fatto un po' di pratica con le velature. Quindi prendete pennelli, colori, acqua e carta e cominciamo subito. Ecco, oggi lavoreremo con qualche ritaglio di carta che mi è avanzato dai lavori che ho fatto precedentemente. Qui abbiamo un foglio della Canson che non ho mai provato. Stesso discorso per questa carta della Animulia che ancora non ho mai testato. Anche questa è un 300 grammi 100% fotone, grana fine, anche questa da provare. Questo invece è il classico foglio della Fabriano Artistica, è da 640 grammi, quindi quella più spessa praticamente, quella che tiene più passaggi di acqua. Le carte oggi ci interessano tanto quanto perché quello che ci interessa, appunto, come vi dicevo prima, è ragionare sugli errori tipici dell'acquerello. Cominciamo. Usiamo questa. Intanto il primo errore, generalmente quello più comune, lo si fa in tavolozza, quindi partendo fin dall'inizio. Generalmente cosa fa il principiante assoluto che non ha mai provato a lavorare con l'acquerello? La prima cosa che fa è sciogliere il pigmento e poi passarlo direttamente sul foglio. E non c'è nulla di più sbagliato, per svariati motivi. Il primo è che lavorando così difficilmente riuscirò a controllare l'intensità del passaggio che faccio subito dopo, come in questo caso. Vedete come il primo passaggio ha una determinata intensità, il secondo ne ha un'altra e se dovessi fare il terzo sarebbe ancora diverso. Questo perché non riesco a dosare solo dal pennello la quantità di acqua che ho nel serbatoio, cioè quella che effettivamente mi serve per poi dosare il colore. Quindi questo non va fatto. Cosa posso fare invece? Posso prendere l'acqua usando il pennello come un serbatoio, vedete quanta acqua trattiene? Quindi prendo l'acqua, la scarico sul bordo della tavolozza e faccio così, continuo ad aggiungere acqua fino a quando non raggiungo la quantità di colore che mi serve per la velatura che sto dando. Voi direte, come faccio a capire quanta acqua mi serve? E lì è questione di esperienza, però all'inizio il consiglio che posso darvi è quello di farne in abbondanza. Al massimo vi avanza, la fate seccare, come vedete in questo caso, quando si secca vi restituisce il pigmento puro che poi potete comunque riutilizzare. Quindi prima metto l'acqua nella tavolozza, dopodiché sciolgo leggermente il pigmento e lo rimischio con l'acqua. Adesso il colore è diverso, ma a noi questo non interessa. In teoria dovrei pulire la tavolozza e poi continuare a caricare acqua pulita e colore. A noi interessa più che altro capire come miscelare i colori, quindi non devo prendere il godè, devo mettere prima l'acqua qui, poi sciolgo leggermente il godè, vedete così attacca il pigmento, lo riporto in tavolozza, continuo a caricare se ho bisogno di un colore più intenso, oppure aggiungo acqua se ho bisogno di un colore leggermente più slavato, più diluito. Una volta che ho il colore in tavolozza, col pennello prendo, scarico dal bordo e a questo punto la pennellata è sempre uguale. Quindi io poi ricarico, riscarico sul bordo, il movimento è sempre lo stesso e continuo la velatura. Vedete che il colore è identico, non ha nessun tipo di alterazione. E questo perché così riesco a controllarlo. Ed è molto più semplice piuttosto che fare un lavoro tipo questo.
Questo lavoro, quindi prendere il pigmento direttamente da qua, non vi aiuta nella gestione omogenea e pulita del colore, anzi è molto molto difficile. Se volete un colore più intenso in velatura, semplicemente aggiungete più pigmento all'acqua. Quindi carico ancora pigmento e faccio lo stesso lavoro di prima, però il metodo non cambia, quindi mischio, scarico, inizio la velatura. Ricarico, scarico. E continuo la velatura. E il colore è comunque omogeneo. Altro errore che si fa molto spesso è legato principalmente alla gestione dell'acqua sul foglio, quindi proprio la stesura della velatura. Molto spesso si ha paura di eccedere con l'acqua, di abbondare. Adesso prendiamo un altro colore. Tanto asciughiamo. Quindi, ripetiamo, prendiamo l'acqua, la mettiamo in tavolozza, continuiamo a scaricare. Io adesso, come vedete, non mi sto curando dei colori perché non sto copiando nessun soggetto, non sto cercando nessun colore, realistico. Ci interessa, come vi dicevo, semplicemente ragionare sull'intensità e sulla gestione del colore, che sono gli elementi che in genere generano più errori. Ora, ipotizziamo di dover fare un bel cielo, quindi una velatura. Adesso questo foglio potrebbe addirittura risultare piccolo, deve essere un foglio abbastanza, cioè può essere anche un lavoro su un foglio molto più grande di un cielo, di un dipinto appunto più grande. Quindi la difficoltà in questo caso qual è? La difficoltà potrebbe essere quella di dover gestire una velatura molto estesa che deve comunque risultare omogenea. L'errore più classico, quindi quello che vedo più spesso e quello che crea generalmente più difficoltà è questo. Quindi iniziare a lavorare col pennello molto molto scarico. Si inizia la velatura e si va avanti così. Poi si riprende il colore e si continua. Lavorando così, partendo col colore secco, c'è un grandissimo problema di fondo. Il fatto cioè che il colore è molto scarico, ma soprattutto, a parte questo, che la quantità di acqua non è sufficiente per fare una velatura omogenea. Il primo passaggio è quello che creerà più problemi. Quindi quando io attacco la velatura e faccio questo lavoro qua, vedete questi puntini che si formano nella parte più interna della carta, nella parte concava. Ecco, questa parte qua non deve rimanere bianca. Quando si vede questa parte significa che noi stiamo lavorando principalmente a secco. Quindi il pennello è scarico, non ha abbastanza acqua per coprire tutta quanta la superficie della carta, di conseguenza la velatura è secca. Perché è un problema questo? Perché essendo secca asciuga prima. Quindi se io devo dare una velatura, devo fare una velatura estesa, come dicevamo per un cielo, quindi una parte molto molto ampia, il problema è che si vedranno tutte le pennellate, perché essendo secca asciuga più in fretta. Quindi io riprendo il colore, riattacco con un'altra pennellata, eccola qua. Qui, come vedete, si formerà il segno della pennellata. Molti di voi mi hanno chiesto come faccio a eliminare i segni della pennellata. Esattamente così. Non dovete avere paura di caricare acqua. In teoria la velatura corretta è questa. Ora, ipotizziamo di dover coprire una parte tipo questa. Come faccio a dare una velatura omogenea? Senza avere macchie, senza avere segni di pennellata. Innanzitutto mi preparo prima tutto il colore che mi serve. Non deve succedere, non deve capitarvi di arrivare quasi alla fine della velatura e rendervi conto che il colore è finito. Perché dovreste lasciare questo, rifarvi in fretta, molto in fretta il colore prima che asciughi per poi finirlo. Quindi quasi sempre si sbaglia il colore o quasi sempre si dà il tempo alla carta di assorbire l'acqua. E quando rinizio per completare la velatura, quando ritorno sul foglio è già asciutto e si macchia in automatico. Fate tanto colore, al massimo poi dopo lo fate seccare, come vedete si conserva e può essere riutilizzato comunque, non per forza dovete sprecarlo ogni volta e buttarlo. Quindi dicevamo, per evitare queste pennellate che si formano così evidenti e così sgradevoli, e per evitare questi pallini così chiari che non devono esserci nelle velature più morbide, come lavoriamo? Prepariamo il colore.
Una volta che il colore è pronto, prendo il, soprattutto se uno spazio è abbastanza ampio, il pennello è praticamente grondante, carico. Guardate quanta acqua tiene, guardate quella che rilascia qui sul bordo, è veramente molto molto carico. Il serbatoio è pieno. Scarico il pennello qui sul foglio. Una volta un po' scarico, attacco sul bordo con una pennellata continua, in modo da far finire la punta del pennello esattamente sulla matita. Fatto questo, poi continuo sull'altro lato. Ora, molte persone, lo dico per esperienza, perché anche per me era così all'inizio, molte persone hanno paura di tutta quest'acqua sul foglio. Intanto c'è da dire una cosa, adesso facciamo anche un test con la carta che tiene, eccola qua. La carta d'acquarello generalmente non permette al colore di sbavare, proprio perché lavorando con acqua deve essere precisa, essendo pittura che può essere anche molto realistica. Vedete che non cammina, il che significa che io posso continuare a caricare quanta acqua voglio e questa non andrà mai oltre i bordi che ho delimitato con la prima velatura, cioè il colore e la pennellata camminano finché trovano il bordo bagnato, poi non vanno oltre, quindi anche se c'è tanta carta sul foglio, questo non è un problema, non si rovina. Una volta che ho tutta quest'acqua, chiaramente magari non mi conviene riprendere il colore, allora la distribuisco. Do delle pennellate ampie, generalmente lontano dal bordo in modo da non sbavare e permettendo così al pennello di richiudere la punta avendo meno acqua. Una volta che le ho date, torno sul bordo. Non dimenticatevi di ruotare il foglio ogni volta che ne avete bisogno, cioè per lavorare comodi fondamentalmente. Fatto questo, lasciamo la velatura. Molti mi chiedono, ma cosa devo fare con quella goccia che rimane alla fine? Cioè, quando ai miei studenti dico lavorate con tanta acqua, succede esattamente questo. E alla fine in genere si forma una goccia tipo questa qui. E molti mi chiedono, cosa devo fare con quella goccia che rimane sul foglio? Niente. La goccia può tranquillamente stare sul foglio. Guardate la differenza tra le due velature. Questa sicuramente è molto omogenea, valorizza la texture della carta, viene fuori la grana, e questa è una velatura corretta. Queste non è che siano sbagliate, però sicuramente non ci danno un segno omogeneo. Vedete come ci sono delle strisciate e come i pallini della carta, come la grana della carta rimane bianca in certi punti proprio perché il pennello era scarico. È chiaro che con un po' di esperienza questo può essere sfruttato per dare effetti di nuvole, per esempio. In questo caso però nei primi passaggi evitiamo di farlo, evitiamo di avere una pennellata di questo tipo. Chiaramente questo è un lavoro un po' più intenso, ma se volessi un lavoro leggero quanto questo, mi basterebbe aggiungere dell'acqua in tavolozza, quindi carico ancora acqua al mio colore. E poi la gestione però è la stessa, il pennello è stracarico e la pennellata viene gestita nella stessa maniera che abbiamo visto prima. Questi segni che ci sono, man mano che asciuga, si perdono completamente, diventa molto omogeneo, torna tutto molto omogeneo. Questo lavoro qua è sicuramente più facile anche da gestire. All'inizio fa paura avere tanta acqua, in realtà poi è più semplice. Una cosa interessante, una piccola dritta potrebbe essere, quando si lavora così, vedete che rimane proprio la texture della carta. Questo vi permette di riconoscere in genere la carta che usa un artista anche guardandola da fotografia. Cioè una volta che avete un po' di esperienza con l'acquerello, che sapete individuare quali sono questi dettagli, guardando anche solo la foto di un artista potreste capire che tipo di carta utilizza, se grana fine, grana grossa e così via. Quindi questo era il nostro errore numero 2, usare poca acqua. Lavoriamo adesso con la Canson, che in realtà è una marca che... Questa è una grana grossa della Canson. È una marca con cui, in tutta onestà, non me ne vogliano. Personalmente non mi ci sono mai trovato, per quanto riguarda soprattutto il collaggio della carta, cioè la colla che viene utilizzata sia per amalgamare i fogli, quindi il cotone, sia per coprire, per chiudere la superficie più esterna dei fogli d'acquerello. Mi hanno sempre dato degli effetti particolari con cui non mi sono trovato, però può essere una buona occasione per cambiare idea.
lo vediamo insieme, la sperimentiamo insieme. Quindi mi ricreo un colore. Andiamo su un bel grigio di Paint. Anzi, questo è un nero avorio. Un altro errore che viene fatto molto 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 spesso è legato alla gestione della pennellata per superfici delimitate, cioè quando si ha un contorno e si deve dare all'interno di quel contorno tutta una velatura. Generalmente, quando si inizia, si è portati a ragionare in questa maniera. Faccio prima i bordi con attenzione. Quindi sto attento a fare i contorni del nostro soggetto. Finiti i bordi, si termina la velatura interna. Questo in realtà è sbagliato, sapete perché è sbagliato? Proprio per questo motivo. Se io faccio prima i bordi, quindi se io faccio tutti quanti i contorni del soggetto che devo velare e poi finiti i bordi do la velatura su tutto, il primo passaggio, vedete qui, il primo passaggio ha il tempo di asciugare e asciugando mi dà praticamente una sovrapposizione o una macchia come in questo caso. Questo lavoro quindi si deve sempre evitare. Intanto vi faccio notare una cosa interessante. La Canson evidentemente anche questa volta non mi darà l'opportunità di apprezzarla, perché questo foglio è umido, o meglio, ha preso umidità, è un foglio rovinato, non si può dipingere su questo foglio. Da cosa lo si capisce? Da queste macchie che si formano qua. Vedete questi piccolissimi pallini chiari che si formano e queste macchie così irregolari? Questa forma così strana. Qua abbiamo la pennellata di prima, però nonostante la pennellata fosse scura, abbiamo sempre dei pallini chiari che asciugando tenderanno leggermente a svanire. Però quando la carta si comporta così, significa che ha preso umido, magari è stata conservata male nei magazzini del negozio, magari quando me l'hanno spedita appunto era uno stock di carta che era conservata male, era in una parte che prendeva umidità, o magari anche durante la spedizione. Quando la carta fa questo scherzo, il foglio è da buttare, non ci si può girare, perché non riesce più ad assorbire altro colore. Vedete questa parte chiara? Che si forma nonostante qua ci fosse molto colore, rimarrà sempre chiara. Io posso continuare a dare velature, ma qua rimarrà sempre chiara e questi pallini rimarranno sempre più, diventeranno sempre più evidenti, col grosso difetto di farmi perdere eventualmente un disegno preciso, pulito. Quindi questo è un problema proprio della carta, ma non della carta Canson, della carta di cotone in generale se prende umido. Quindi il fatto di prendere umido prima riduce la possibilità di prendere altre velature di acqua. Torniamo però al nostro errore numero 3. Quindi come devo gestire una velatura? Abbiamo detto che non devo fare tutti i contorni per poi riempire l'interno, devo semplicemente riempire il soggetto lavorando lungo la velatura. Cosa significa? Significa che io parto dal bordo, inizio a definire. Vedete che la goccia, tornando al discorso di prima, c'è sempre. Continuo a definire ruotando il foglio, ma non vado oltre. Ritorno sulla parte che ho lasciato precedentemente. E ottengo così un contorno bagnato. È la goccia. La goccia determina il bordo della velatura che voi dovete continuare a portare avanti. Qui non tornerò più. Quindi continuo con la mia velatura. Mi accorgo che la goccia si sta alleggerendo, quindi ricarico in modo da averla sempre. Non arrivo fino alla fine. Di nuovo rigiro. E chiudo così la velatura.
La goccia che si forma, come vi dicevo, la possiamo anche lasciare, non va toccata. Guardate intanto qui abbiamo l'effetto di cui parlavamo, quindi è sbagliato fare tutto il contorno e poi riempire, però il problema grosso qui è appunto l'asciugatura della carta, nel senso che la carta appunto è rovinata, è un foglio da buttare purtroppo, quindi non potrò testare oggi con voi la Canson e non è rovinato solo questo bordo, è rovinato anche questa parte qua. A volte capita che i fogli diano questo effetto magari solo lungo il bordo. Per esempio, avete un album o un foglio, lo poggiate a un muro in verticale, la parte che tocca il pavimento generalmente è una parte che potrebbe darvi questi problemi. Oppure lo infilate in un cassetto, lo infilate fino in fondo, la parte in fondo potrebbe avere un po' più di umido. In quel caso, il bordo del foglio che tocca il fondo del cassetto potrebbe raccogliere un po' di umido e darvi questo effetto qua. Quindi questo era il nostro errore numero 3. Di errori in acquerello se ne fanno tantissimi, anche io ne ho fatti veramente tanti all'inizio quando ho iniziato a dipingere. Chiaramente con l'esperienza sono riuscito un po' a capire come funziona e a gestirli. Poi ho studiato tanta teoria che sicuramente mi ha aiutato, quindi conoscere la carta, conoscere gli strumenti che utilizzo mi ha aiutato per migliorare, senza dubbio. Però questi sono i tre errori tipici. Quindi, ripassando. Primo errore, non bisogna prendere il colore direttamente dal godè per fare la velatura. La velatura va organizzata in tavolozza, va preparato tutto il colore per tutta la velatura e poi viene data su tutta la superficie. Primo errore, da evitare assolutamente. Secondo errore, poca acqua nel pennello. Poca acqua nel pennello significa avere un effetto tipo questo, irregolare, difficile da gestire o nel peggiore dei casi un effetto che vi dà le pennellate, quando invece dovreste avere una velatura molto più morbida, più omogenea. Come vedete adesso, a parte che l'ho toccato, era ancora umido, quindi si è rovinato, però se guardate questa parte, guardate quanto è pulita questa zona e quanto è morbida rispetto a questa parte qua. Quindi, errore numero 2, lavorare con poca acqua nel pennello. Errore numero 3, fare tutti i contorni del soggetto per poi riempire l'interno. Non bisogna farlo, bisogna portare avanti la velatura un pezzo alla volta, in modo da lavorare sempre, come abbiamo visto, sul contorno bagnato. Beh, anche per oggi abbiamo finito, spero ancora una volta di esservi stato utile. Continuate a mandarmi gli esercizi, mi fa davvero piacere, rispondo sempre a tutti, magari i tempi non sono immediati, dipende dagli impegni di lavoro, chiaramente che ci sono tra commissioni, opere da finire, lavori da consegnare, eccetera. Però rispondo sempre a tutti e mi fa davvero piacere ricevere quello che fate. Vi ricordo che per rimanere aggiornati sui video che pubblico su YouTube dovete attivare la campanellina che trovate sotto l'iscrizione al canale. In questo modo vi apparirà una notifica che vi avvisa ogni volta che faccio uscire un nuovo video, comunque generalmente il sabato all'ora di pranzo. Così avete il tempo tutto il sabato sera e tutta la domenica per esercitarvi e poi mandarmi i lavori. Inoltre qua sotto nella descrizione del video trovate anche un insieme di link che vi rimandano ad altri esercizi che ho pubblicato qua su YouTube e che potete fare per provare ad applicare quello che abbiamo visto oggi. O se li avete fatti potete provare a ripeterli, magari prendete quelli dove c'è meno disegno, così sono un pochino più veloci. Sempre nella descrizione poi trovate una selezione di materiali che utilizzo abitualmente. Molti di voi mi chiedono che pennello acquistare, che colori acquistare, che carta utilizzare soprattutto. Trovate tutto quanto nella descrizione con il link ai diversi materiali che utilizzo abitualmente e che consiglio. Poi chiaramente ce n'è un'infinità, quindi provarli tutti è sempre molto utile, potete anche provare materiali differenti, anzi meglio. Vi saluto, vi ringrazio ancora, ci vediamo la settimana prossima e mandatemi i lavori che fate questo weekend. Ciao a tutti, alla prossima!